stanno costringendo una struttura per anziani a gestire da soli un'emergenza sanitaria di questo genere. Mi spiego meglio, noi pensavamo che l'ospite fosse trasferito o in ospedale o in una struttura dedicata ai Covid-19, invece l'ospite deve essere mantenuto e assistito all'interno di questa struttura. La forte denuncia è di Maria Paola Petruccioli, presidente della Casa Pia ASP Fossombroni di Arezzo, che ha registrato nelle ultime ore 3 casi positivi al Covid-19, 2 operatori, uno lontano dal servizio da circa un mese, l'altro invece al lavoro ed un ospite. Noi abbiamo 80 anziani, ma questi 80 anziani, circa 52, non sono autosufficienti e quelli autosufficienti sono comunque affetti da patologie più o meno gravi di tipo psichiatrico. Quindi si chiede a una struttura intanto di rinunciare a dei posti dedicati agli ospiti, perché creare una situazione di isolamento dell'ospite positivo ha comportato la rinuncia a circa 3 posti letto. Poi mi chiedo, una volta che il soggetto è risultato positivo, andrebbero isolati anche tutti gli altri ospiti che sono stati a contatto con questo soggetto, e questo non è materialmente possibile perché la struttura non è dotata di 80 camere singole. Come non è possibile mandare in quarantena tutti gli operatori che sono entrati a contatto con l'ospite o con l'operatore risultato positivo, perché manca il personale, perché non possiamo trovare altri 80 operatori che sostituiscono quelli esistenti. I tamponi su richiesta dello stesso istituto sono stati tutti ripetuti, alcuni pare non fossero campioni idonei. Ancora il risultato non c'è. Cioè, in questo momento stanno rifacendo tutti i tamponi. Ma se i risultati devono arrivare tra 5 giorni, veramente mi sembra un lavoro inutile e soldi spesi male, perché o il risultato arriva al massimo entro domani, oppure noi continuiamo sottoporci a un rischio enorme, che è quello di avere dei soggetti positivi, di non saperlo e di non poter contenere il contagio.